siamo arrivati con la bici elettrica. Buongiorno a tutti, siamo in cima della montagna, un'altra montagna, sono sempre in cima della montagna, ma questa è un'altra montagna molto bella, in cima del Monte Falterone, che è una delle montagne più alte in la Toscana. Veramente è un'ottima opportunità di provare questa nuova high bike All Mountain 7. Diciamo, dopo ho provato qui anche in altri posti, ho un buon idea come va questa bici elettrica. È una nuova gamma di high bike, telaio in carbon, con sospensione Fox, ruote Synthase. Questa ha una scossione di 160 mm. Questa bici elettrica ha il motore Yamaha, il PWX2, con una batteria di 600 watt, il motore da 250 watt, un massimo di velocità di 25 km all'ora. Abbiamo freni Shimano XT, 4 pistone, con un cambio di Shimano XT. Ti dico, sono molto contento, anche con le specifiche, anche con la geometria. Hanno trovato una via di mezzo più focalizzata sullo sportivo, perché in genere le bici i-bike stanno più conservativi, più trail, bici elettriche per gente che non volevo esagerare, ma a questo punto hanno capito che il mercato stanno aumentare anche in questo settore. So, il rapporto prezzo-qualità è veramente alta, perché abbiamo anche altre marche che cominciano a quel punto. Abbiamo qui un telaio carbon anteriore e anche posteriore. Per la geometria abbiamo un reach abbastanza lungo, il tubo della sella è veramente verticale e questo è molto più efficiente, specialmente in salita. Non dimenticare, sempre un compromesso tra salita e discesa. La sospensione su queste bici elettriche è veramente interessante. È venuto montato con il Fox Trent 8, che la Fox Trent 8 è più rigido e anche dare più controllo nelle discese, sgassate, anche pesante. Il carro posteriore, anche c'è due punti qui per montare luce, se vuoi, questo è un extra. Ho visto anche una bici elettrica molto silenzioso, c'è protezione in tutte le parti che è necessario, ovviamente è tutto integrato. La Yamaha PWX2 è un motore che non è molto diffuso sul mercato. Mi sembra che un marchio importante come iBike che iniziare a usare Yamaha è un buon segno della qualità del motore. Questo posto è fighissimo, guarda. In salita è molto liscio, dà un supporto molto simile al Bosch. L'autonomia della batteria confronto al resto del mercato è molto buono. La pedalata del motore è molto naturale, ma anche c'è un modo automatico per avere una risposta del motore più dinamico, a rispondere alle tue esigenze quando hai il bisogno. Il telecomando è un po' grosso, onestamente, ma funziona bene. C'è un schermo dove si può leggere bene la velocità. Con 12 marce di Shimano ho trovato sempre un marce perfetto. Infatti volevo dare un buon complimento a Shimano. Negli ultimi anni hanno veramente fatto un passo avanti per la qualità del cambio confronto alle altre marche sul mercato. Le ruote sono 29 anteriore e 27 mezzo posteriore. Questo dà la manovrabilità in discesa o in salita. È ottimo per quelli che volevo guidare aggressivamente. In salita ho trovato che la geometria e tutto il motore funziona bene insieme e creare un buon equilibrio dove si può trovare sempre la tua posizione ottimo in sella, specialmente quando molto ripida. In le curve in salita questo telaio in carbon è molto preciso e molto rigido, mentre quando stai pedalando senza salita o grande discesa con questo motore per oltrepassare 25 km all'ora è veramente facile, non si sente resistenza sulle discese rocciose impegnative. Sono trovato anche molto rilassato, non ho sentito mai in crisi. Questa è veramente una bici elettrica stabile in discesa, proprio la possibilità di avere un sacco di fan. Un buon punto di partenza per questa categoria di bici elettriche, specialmente con il prezzo che hanno messo su questo mezzo. Mi piace molto il sistema Yamaha, c'è un'affidabilità notevole con questo sistema, non ho sentito mai problemi.
È molto importante per avere un altro sistema di motore sul mercato che sono affidabili. L'All Mountain 7 non è la bassa gamma, non è l'alta gamma, media gamma. Ho visto adesso che le aziende stanno montando le bici elettriche sempre con una specifica migliore. Devi sicuramente andare su iBike e guardare, perché la qualità, performance, prezzo è quasi imbattibile in questo momento.